Siamo allo Sheraton di Tirana e stiamo guardando i capolavori di Leonardo Boci. Un artista che ha imparato in Italia, un lavoro sulla quadritomia differenziata. Ogni quadro è sé stante, praticamente un'opera d'arte. Non esiste assolutamente la possibilità di riprodurre anche solo il colore o l'effetto, perché ogni quadro che viene inquadrato è differente. È un peccato che ci sia qualche luce che ogni tanto va a sfalsare la bellezza della sfumatura in basso. Ecco, questo merita proprio tutta la sua distanza. È una meraviglia. Poi, se riesco, faccio l'inquadratura incarrellata di questo, che è più bello di un arazzo. Ecco, vedete Leonardo Boci 2003 con carrellata. Ecco, il colpo d'occhio del colore è una cosa stupenda. Ecco, sotto ci sono le serigrafie che possono sembrare, ma in realtà è una cosa stupenda, unico nel suo genere. Soprattutto la tecnica, perché è una sovrapposizione di colori. L'autore stesso mi ricorda che ce n'è uno che è una cosa incredibile, che non riesco a inquadrare tutto se non andando indietro. Ecco, voilà, questo è il signor Boci, una meraviglia. Questo lo consiglio in una casa con ambiente bianco, perché è stupendo. Guardate solo il particolare che sembra, ma solo il colore è Poseidon, giusto? Sì, sì. È stupendo. Questo è Poseidon. Adesso cerco di andare indietro per dare a tutti, ecco, la potenza di questa espressione, che è una cosa meravigliosa. Più nel piccolo ci sono le serigrafie e ho saltato questo. Notate la sequenza di verdi, che è una cosa meravigliosa. E non siamo ancora entrati. Ecco, questo è uno di quelli che a me piace di più, ma è una cosa personale, quindi non sia intesa come una. Ecco, adesso riusciamo a entrare. Siamo all'interno della galleria dello Sheraton Plaza a Tirana, dove c'è questa stupenda mostra permanente, dove potete vedere che anche nel bianco e nero ha il suo fascino. Queste sono il tavolo con alcune esposizioni. Tra l'altro potete notare che qualcuno addirittura fresca, ecco qua col dito, se io tocco, è addirittura fresco di vernice. Ed è proprio la vernice che è la particolarità, con queste sovrapposizioni cromatiche, che riesce, è unico nel suo genere, cosa da brevetto.
e veramente consiglierò di brevettare perché ha uno spessore di colore che solo uno strato più un altro strato più un altro strato più è una ricerca unica del colore perfetto. Ecco, guardate qua. Ecco, questo è un altro di quelli che a me piace tantissimo. Questo è veramente stupendo. Lo potete trovare oltre che in Albania. Le sue opere sono esposte a New York. Ecco, guardate questa coppia. Nella sua semplicità, che colori meravigliosi. Guarda. Finché non ti avvicini, e pur avvicinandoti, scopri che colore cambia. Voilà. Guarda solo. E queste sono solo alcune delle sue opere, perché in realtà le sue opere sono tutte queste qua. Per ora è tutto. E voilà. Questa è mia famiglia. Direttamente dall'autore. Una meraviglia. Aspetta. Wow! Stupendo! È uno più bello dell'altro. Ecco, guarda, nella sua semplicità che colori, che distacco, il rosso e l'azzurro, una meraviglia. I giochi d'ombre sono stupendi. E sono solo alcune delle sue opere da scoprire. Ricordate questo nome. Leonardo. Voilà. Un video che verrà visitato e rivisitato dagli amanti dell'arte. Metteremo su YouTube. Oh, che bello questo. Questo è veramente... Afrodite. Afrodite. Eccolo, sempre. Ah, questo è anche una macchina. Queste non sono solo delle cartoline, sono... Che movimento. Come si chiama questo qua? Questo è Panther Crow. Panther Crow. Panther Woman. Panther Woman. La donna Panther. Guardate, guardate come cambiano uno dall'altro, non c'è, qui proprio entra in gioco la fantasia, la tecnica del colore e la capacità. Ecco, qua c'è il massimo. Il massimo. E adesso vi devo far vedere, perché se no è inutile che parlo, almeno che la gente sappia che faccia, ah, ecco, una meraviglia. I'm so proud, dicevano anche in inglese, di conoscere. Stupendo, bello, 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 bello. Ecco, questo è un tono di marroni che è una cosa unica.